Sono Elsa Martina D'Amì. Mio marito, Francesco Dinelli, è scomparso 22 anni fa, il 10 giugno 1978. Di tutte quelle carte che ho firmato, uomini in divisa, paura di non essere creduta, quella paura che tu non avevi. Non ti preoccupare, non succederà niente, non ti preoccupare, bisogna essere forti, non ti preoccupare, avevo ragione io! Era giusto aver paura, e ho paura anche adesso, ma non degli altri. Ora ho paura. Poi mi volto e vedo la tua foto. Una foto grande. Così grande che i contorni del viso spariscono. Non riesco a vedere altro. La sopracciglia, il naso, la bocca. Ma gli occhi no. Quelli mai. Vedo solo. E di te non resterà più niente. Lo sai che non sono mai stata coraggiosa. Non ti chiedo di capirmi. Sono cambiate troppe cose. Quanto tempo mi rimane? Un funerale. Sai che adesso nessuno ricorda, nessuno ancora ci crede. Se non vado ora, è come se tu non fossi mai esistito. È come ingrandire ancora di più quella foto. Il ricordo del tempo svanisce, io non ho più forze. Ho deciso di così. Ora un passo. E tu tornerai ad esistere. Non più solo un nome, ma una persona vera. Per poco. Solo per poco. Poi te ne andrai. Non avrei mai pensato che sarei stata costretta ad andarti in questo modo. Scusa.
Sì, sì, sono io. Sì, sono Elsa Martina De Nico. Lo devo ripetere. Sono Elsa Martina D'Amico, di Gennaro e Carmen Garcia, nata a Mendoza il 19 marzo 1956, residente a Buenos Aires, avenida Sarmiento 1394. 394, come stato civile? Ah, sì, sì, coniugata. Con Francesco Dinelli, nato a Ferrara, Italia, il 30 maggio 1954. No, no, niente figli. Ah, sì. Dichiaro che dal 10 giugno 1978 non ho notizie di mio marito. L'ho visto l'ultima volta quella mattina, stava andando a lavorare in fabbrica. Lavorava alla Fiat. Fiat, fabbrica italiana automobili Torino. Certo che l'ho cercato. Non è tornato, sì. No, no, non è possibile che sia andato a vedere la partita quella sera. Ma certo che gli piaceva il calcio. Ma me lo avrebbe detto. Francesco mi diceva... E beh, allora ho fatto un telefonato. La fabbrica, la famiglia, gli amici, qualche collega, quelli del circolo degli italiani, niente. Beh, poi ho fatto un giro dei comandi della Polizia Federale, dell'ospedale, niente. E che cosa dovevo fare? Ho aspettato, in piedi. Mi sono addormentata appoggiata al tavolo di cucina. Ah, la mattina dopo è venuto mio fratello. È il lavoro in tribunale. No, 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 impiegato, contabile. E mio fratello diceva di stare calmi, eravamo tutti molto preoccupati. Chiedeva se per caso Francesco avesse qualche collega d'università impegnato in politica. Sì, Francesco studiava. Non l'ho detto. Lettere. Mancava poco. No, no, non era impegnato in politica. Non lo escludo, magari qualche conoscenza occasionale. A quei tempi all'università di politica se ne faceva. No, no, ho detto che non lo escludo, ma non lo so. No, no, non so niente. Ah, e per la domanda? La domanda di risarcimento. Mio marito. No, no, non è negli elenchi, no, nessuna denuncia. Però avevo scritto una lettera al nunzio, anzi non una, molte, le vuole vedere? Sì, sì, nel 78. Ma lo so che sono passati 22 anni, ma... Perché non capivo. Perché era pericoloso. Perché era inutile e uno bastava. Perché no? Beh, comunque non cade in prescrizione, no? Ma certo, certo, certo. Non volevo. Ah, sì, sì, sì. Aspetta, prendo nota. Sì, certificato di nascita. Congedo militare, stato di famiglia, certificato di vita. Come certificato di esistenza in vita? Ma... Testimonianze di cosa?
Come del fatto che sia realmente esistito? Ma lo so che facevano sparire tutto all'anagrafe, ma... Ah. I familiari? Gli amici? Ah, sì. Ho capito. Sì, sì. Ora lo so. Aveva
24 anni. Maria Teresa Israel, avvocato. L'ultima volta è stata vista al club e l'atletico. All'inizio nessuno ha pensato a minacciare. Stavamo sedute sulle banchine di Plaza del Lago. Il primo giorno, un sabato, eravamo in 14. Il 30 settembre 1976. Mio figlio ormai non lo vedevo da una settimana. Federico Gonzalez, attore. Di notte cantava Serrano. Dopo ci ritrovavamo di venerdì, poi di giovedì. Allora vennero i poliziotti e ci presero a manganellate. Ci dissero che non potevamo stare là, ci dissero di andarcene, di camminare. Pensavano fossimo stanche. Invece marciare era meglio, tutte insieme per sostenerci a vicenda. Maria Elena sparì il 25 maggio 1976. Sua sorella Marta era già stata rapita. Il 6 dicembre dell'anno prima era toccato a noi. Dell'altro fratello, Jorge, ormai non si avevano più notizie. Se una marcia vuol dire che deve andare da qualche parte, ma noi marciamo in tondo perché da qui non ce ne vogliamo andare. E loro lo sanno, sanno tutto. La vedi questa foto? Le ho promesso che da qui non me ne vado, finché non avrò giustizia. E la tua foto dov'è? Margherita Letizia Oliva. Prelevata dal suo appartamento, al marito dissero che si trattava di un semplice controllo. Io oggi porto il fazzoletto, ma una volta era un pannolino. Ce li hanno presi che erano ancora dei bambini. Urlo da sempre a quei giovani, in divisa e col fucile. Anche mio figlio era così bello quando gli misero un cappuccio in testa. Pensavano di farci paura chiedendoci i documenti. Invece, dopo un po', eravamo in 30 ad assediare il commissariato. Tutte unite, siamo qui, pronte a farci arrestare. La madre di Norma Blanca Tomasella non riuscì a ricostruire il giorno, l'ora, il luogo del sequestro di sua figlia. Si convinse che la presero tra la fine del 77 e i primi mesi del 70. Per fermare un donna, devi prendere un giornale arrotolato e metterlo in bocca prima che ti azzardi. E se usano gli idranti? E se lanciano i lacrimogeni? Lo sai come si fa? Non sei mai stata qui. Anche gli amici dei nostri figli. Dove sono? Non c'è più nessuno. E i figli dei nostri figli? Oggi avrebbero l'età di quel tenentino. Quello laggiù. Quello che un giorno dispose le sue truppe contro di noi. Volevano farci paura. Caricate! Restammo immobili. Non se ne mosse una. Puntate! Altre madri si aggiunsero. Ci prendemmo per mano quando quello le vedeva puntate. Tutte insieme gridammo fuoco! Anche la domenica, subito via, fuori dalla città.
Certe volte, anche durante la settimana, non volevi neanche tornare a casa, venivo a prenderti in auto ai cancelli della fabbrica per scappare, fuggire. Ti piaceva la campagna. Dicevi di essere esperto, che avevi il sangue di tuo nonno contadino. Ma poi quella volta mangiavo certi frutti selvatici dal sapore terribile e finivo tutte e due all'ospedale. Tu, esperto ormai, solo di saldatrici e torni alla catena di montaggio. No, di politica non parlavi mai. Qualche volta mi raccontavi del sindacato. Il calcio, quello sì ti piaceva. Il calcio. Ti piacevano anche gli oggetti. Appena potevi comprare, compravi tutto. Dicevi che lo facevi per me, ma non era vero. Mi piaceva toccare, accarezzare. Finalmente potevi permetterti qualcosa. Niente di lussuoso. Un vaso di ceramica comprato al mercato di Sant'Elmo. Un attaccapanni in ferro battuto. Una sedia a dondolo. Comprata a rate da un tuo amico che aveva bisogno di soldi. Ti piace, è buono. Non la volevi neanche. Adesso sono lì. Mi fa l'oggetto. Mi guarda. Questa città. La sentivo mia, sconfinata da me, senza cuore, amica, vicina. Adesso mi è indifferente. Stesso silenzio. E se adesso tornassi così, senza motivo, che cosa farei? Dimostrare che sei esistito. Ma con cosa? La foto? Il libretto universitario? Il ritaglio di quella volta che il giornale ti aveva nominato e basta? Eccolo qua, questo è mio marito. Ma leggetemelo in faccia le prove della sua esistenza. No, no, non della sua esistenza. Leggetemi le prove della sua... Desapparizione. Desapparizione non vuol dire scomparsa. Cioè, vuol dire scomparsa. Ma vuol dire che se uno è qui e adesso non c'è più, non è che non è qui perché è da qualche altra parte, perché se fosse da qualche altra parte potrei andarlo a cercare e invece non posso andarlo a cercare. Allora è morto, no? Allora è vivo? No! È desaparecido. Non siete né vivi né morti. Non vi si può raggiungere, neanche volendo. Ed è pericoloso persino nominarvi. Come faccio a spiegarvelo? Mi chiedono di dimostrare che sei stato vivo. Ah, certo, perché così potrebbero ammettere di averti ucciso, ma no. Non mi diranno, lei è viva, mi diranno moglie, moglie di desaparecida.
rimasti gli stessi. Amano i ragionamenti contorti, i rebus che ti si piantano nel cervello e non ti lasciano pensare. Non solo mi hanno fatti sparire, no, ma hanno agito su quelli che sono rimasti. Ci sono entrati in gola e hanno cambiato il significato delle parole, che una vale l'altra, sembra. Sono entrati nella testa e ci hanno costretto a perderci nei loro contorsionismi. Come faccio a spiegartelo? Hai mai visto un'alluvione? Tutto quello che ti era familiare viene sommerso e prende lo stesso colore. Ogni tanto affiorano pezzi di qualcosa che ti ricordano pezzi di altre cose, perché tutto è andato distrutto e tu puoi solo andartene o costruire case diverse, muri diversi, strade diverse. E molti come me sono rimasti immobili per risolvere il gioco di contraddizione. È un'abitudine argentina fissare lo specchio pensando che la vita sia là dentro. E molti di quelli che volevano rompere gli specchi, io li ho visti sparire e vedevo comandare quelli che continuavano a fabbricarli. Giochi raffinatissimi, degni del grande visionario cielo. Il mondo impazziva per il poeta. Funes o della memoria, l'uomo che ricorda tutto, le cose utili come quelle inutili, quante gocce di pioggia sono cadute quel giorno, quell'ora, quel minuto. Ricordare per lui il poeta era una sottigliezza intellettuale. Se ne rallegrava lui. A pranzo con i generali. Per me è stata una guerra. Io faccio fatica persino a ricordare il tuo volto. Accelerava il passo e scompariva. Come si chiamava? Aspetta. Beh, comunque non importa. Mi ero ricordata il nome di un altro, un amico di Francesco, che faceva sindacato, Antonio. Fermo uno ai cancelli e gli dico, dov'è Antonio, quello del sindacato? E questo mi fa, Antonio, ma di che Antonio stai parlando? No, 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 qui non c'è più nessun Antonio che fa sindacato. Eppure me lo ricordavo bene. C'era un Antonio che faceva sindacato. Francesco mi diceva... Ah... La lettera al nunzio. Sì, 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 anche lui era italiano. Per questo l'ho scritta a lui. Anzi, non una, molte. Ma dicevano che era molto occupato. No, è che dicevano anche che era amico dell'ammiraglio Massera e che ci giocava a tennis tutte le settimane. Io non ci ho mai creduto. Un nunzio che gioca a tennis, ve lo immaginate? Che scemenza, con la donna. Ah, sì, 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 questo ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. È importante, vero? Sì, sì, l'ho chiesto al consolato. No, no, no,
ambasciata meglio di me. Ah, perché mi hanno detto che allora molte l'hanno chiesto anche 8 volte all'ambasciata. Ah, la domanda si perdeva, oppure tornava indietro con un nome sbagliato, oppure quando arrivava a ricevere non c'era più nessuno. Tanto tempo. No, una volta andavamo a vedere le navi italiane al porto. Sì. Passavamo lì la domenica pomeriggio. Ormai neanche lo parlo più in italiano. L'ultima volta è stata quando ho telefonato in Italia ai parenti di Francesco. Da una cabina. Avevo paura a telefonare per casa. Perché mi avevano detto che forse da lì l'azienda poteva sapere e forse intervenire. Pare che qualche moglie lo avesse già fatto. Giugno 78. Sì. Era sparito da 10 giorni. E io non sapevo che cosa fare. Sì, sì, Pablito vuol dire Pablito, sì. Basta ritornare. Certo, anche Paolino va bene. Mi passi mamma? Ho capito che si chiama come te e anche tu farai tanti gol. Passami tua madre! Chiara, sono Elsa. Senti, non posso parlare per troppo tempo. Chiamo dopo la cabina. Hai notizie di Francesco? Ma certo che dovrebbe essere qui. Ma è sparito! È sparito da 10 giorni. Aspetta, ferma, ma lascialo piangere, Paolino. Chiara, finisco! Chiara, sei lì, ma dove è finita? Ma non me ne frega niente se il bambino è tifoso, Chiara. Credo che abbiano fatto sparire mio fratello. Sparire, sparire. Ma come chi? Senti, passami tuo marito. Ah, e a che ora finisce la partita? A che ora finisce? Qui sono le 3. Ma non di pomeriggio, secondo te. Esco alle 3 di notte per telefonare da una cabina. Perché in casa è pericoloso. Ma che tifosi? Senti, è importante, dovete andare alla Fiat. Sì, alla Fiat. Dovete chiedere. Ma Chiara, per favore, hai capito di cosa sto parlando? Hai capito che forse hanno ammazzato tuo fratello e faranno sparire anche te? Chiara, Chiara, ci sei? Hai capito? Sì, 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 certo, la linea, la linea. Ma è naturale che sia agitata. Cerca di capirti subito. Ma no, non scherzo, non sto esagerando. Problemi tra noi, tra Francesco e me. Ma Chiara, qui sparisce gente tutti i giorni, i suoi amici sono già tutti. Ma cosa vuol dire tornerà quando gli passa? Ma tu non... Ma cosa gli stai raccontando? Che notizie vi arrivano? Ah, sì, sì. Certo. No, no, non credo che mi avrò più tardi, salutano tutti un marito. Sì, certo. Quando Francesco torna a casa vi faccio chiamare. Sì, così mi tranquillizza. Sì, dai un bacio anche a Paolino. Quanti anni ha? Era la seconda partita della mia vita. Con Francesco, Eduardo e Mara andammo a casa di Alfredo. Anche lui voleva trasformare sua moglie in una tifosa. Ma Rosalia odiava il calcio, odiava i mondiali, odiava l'Argentina. L'hanno preso. Era sparito. E adesso Alfredo era lì, nella sua divisa bianco-celeste. Non poteva detestarlo, perché era nuovo. Non poteva odiarlo, perché non era mai stato bruciato, semplicemente da quel giorno, da quando si erano presi suo fratello, aveva smesso di amare. Per lei Alfredo non era né coraggioso né bianco. Era come tutti gli altri.
E Rosalia disse solo che allo stadio non sarebbe venuta. E noi sentimmo le urla di Alfredo. Ancora, anche oggi, sempre. Lo so cosa pensi, lo so, ma cosa c'entra il calcio con la politica? Nello stadio volavano milioni di coloni. L'Argentina avrebbe vinto. Bisognava ridere e festeggiare. Kempes sarebbe stato il nostro Simon Bolivia. Oggi lo fanno giocare. Oggi lo fanno giocare. Juan Borrese, 24 anni, la grande speranza del River Plate. Il preferito di Francesco e Luigi. La sua prima partita in nazionale. Alfredo ne era fiero, l'aveva previsto anni prima. Ma Juan Borrese quel giorno non c'era. Non c'era neanche in panchina. Un infortunio. Si parlava di un infortunio. Qualcuno sussurrava che avesse amici nella gioventù peronista. L'infortunio doveva essere molto grave, tanto che Juan Borrese non poté neanche assistere alla storica vittoria dell'Argentina ai mondiali e applaudire il generale Videla, coperto di medaglie, che consegnava la Coppa del Mondo a Kempes, il nostro Simon Bolivar. È davvero un brutto infortunio. Quello di Juan Borrese. E oggi la sua foto in maglia e calzoncini è al collo di sua madre, in Plaza de Mayo. Quando arrivano, non fanno domande. Le loro facce le vedi, i loro occhi le vedi. Non più. Cappuccio, manette, pugni, calci, dentro un camioncino. Al campo di luce una sigla, una lettera e due cifre, subito nudi, incatenati a un tavolo. Luci e neon, corridoi, stanze piccole. Devi parlare, sempre, a lungo, dire tutto quello che sai, ma soprattutto quello che non sai. Devi parlare. Non pensare di resistere, sono esperti, molto esperti. Corso di addestramento di lotta antisovversiva, base americana di Fort Ulrich, Panama. Devi parlare. Se non hai il giorno, spero di morire. Li farai arrabbiare morendo, ma non sarà facile. C'è un medico con loro e anche un prete, ma non è lì per te. Tu devi parlare. Dimenticati la casa. Qualcuno dei tuoi la cederà a un militare con l'illusione di riportarti indietro. Anche i mobili, gli elettrodomestici, tutto è solo una razzia. Dipende da dove capiti. Club atletico, garage a Sovardo, automotore Sorletti e il banco. Alla picana non puoi sfuggire. Elettrodi su tutto il corpo, scosse di 3 secondi ogni 3 secondi per 3 ore. Finte fucilazioni, finti avvelenamenti, morsi di canne addestrati, ossa spezzate, unghie strappate, iniezioni di pentotal e il submarino, la testa infilata in un bidone di urina e escrementi, e il cubo, immersioni alternate in vasca di acqua ghiacciata e bollente, le piaghe spalmate di escrementi perché si infettino. La fine è sempre di mercoledì. Lanci dagli aerei nell'oceano, legati a gruppi di 30 e fatti saltare in aria con la dinamite, dati in pasto ai maiali, bruciati in fosse profonde, sparsi in fosse comuni, niente da cercare, niente da trovare, desaparecidos. Sono esperti, molto esperti, meglio della Germania di Hitler. Spera di non avere figli, o li vedrai lì con te e loro ti vedranno. Tortureranno loro per ricattare te, per far tornare la memoria anche a chi non l'ha mai avuta. Quelli fatti nascere nei campi vengono venduti o dati come figli ai militari.
Si chiamava Paolo Miguez. Aveva 9 anni e un mestiere. Quella sera era rimasto immobile, seduto a quella tavola dove il padre era stato preso per crimine. Poi toccò alla madre, ma fu risparmiata quella sera. Non uccidevano le donne incinte, avevano il senso degli affari. Aveva 9 anni, padre, e ne ebbe 10. E 11 e 12 e aveva un mestiere, soldato. Lo assunsero immediatamente al club atletico. Gli interrogatori cominciavano presto, la mattina. Il soldato Pablo stava nello stanzino a fianco e sentiva gridare: di là c'è tuo figlio, o ti decidi a parlare o continuiamo con lui. All'inizio non ci credevano mai, ma dopo un'ora, 2 ore di urla, cedevano tutti, perché le urla di Pablo erano molto convincenti. Dopo pochi giorni era già irriconoscibile. Tagli, bruciature, scosse elettriche. Ma fu fortunato, Pablo. Non potevano andare troppo a fondo. Serviva. E fu Emiliano, Julio, Alfredo, Jorge, persino bambini. Uno strillo è uno strillo, in fondo. E Pablo era un bravo soldato, non protestava mai. Il colonnello Hendrick lo citava ad esempio. E, non avendo figli, cominciò a volergli bene. Dopo qualche mese se lo portò persino a casa. Una nuova famiglia, una famiglia vera. Di mattina il colonnello Hendrick lo seviziava, di sera lo coccolava. Nonno Hendrick. Alle 8 la cena, poi a letto. Il mattino dopo si ricominciava da capo. Il soldato Pablo passò 3 anni a fare il finto figlio la mattina per l'interrogatorio e il nipote la sera, finché non venne ordinato di smantellare il club atletico. Venne detto al colonnello Hendrick che il ragazzo doveva andare lassù a riabbracciare i suoi genitori, ma non sapeva come fare il colonnello. A Pablo ci si era affezionato. Così nonno Hendrick, il colonnello, prese il ragazzo che aveva appena compiuto 12 anni, e lo affidò a una squadra di zii, dicendogli che sarebbe tornato a prenderlo l'indomani. Ma gli zii spiegarono a Pablo che a loro era rimasto molto, molto lavoro arretrato, una bella lista di persone da interrogare. E così il ragazzo passò altri 6 mesi a fare il suo lavoro, mattina e sera. E no, senza nonno Hendrick. Un giorno, uno zio, che Pablo non aveva mai visto prima, gli disse che era arrivato il momento di tornare dai suoi veri genitori. La famiglia doveva essere riunita, la democrazia stava tornando. E fu così che Pablo poté riabbracciare il padre e la madre. E fu affare di un minuto. Thank you.
le donne di Plaza de Mayo. Alcune si dicono madri, alcune si dicono nonne, altre si dicono figlie del figlio scomparso. Quanti anni abbiamo? Quanti ce ne resta? Mio figlio mi ha insegnato a guardare il mondo. Prima ero una casalinga di bambina, ora sono una rivoluzionaria. Io non voglio né lapidi né mucchietti d'ossa. Una bara non ce la fa a rinchiudere un rivoluzionario. Marciare, marciare in tondo. Ogni tanto un turista scatta una foto. È vero, siamo caratteristiche. Da questa parte le madri e le nonne. Da in fondo i mariti, le mogli, i parenti. E laggiù i figli. Sono nati tutti lo stesso anno in cui fu fatto sparire qualcuno. Le madri cercano i figli, le nonne i bambini rapiti, nati in prigionia e poi affidati ai militari o venduti. I figli cercano. Non posso diventare vecchia! Ti hanno negato questo diritto! Se mi riposo, uccido mio figlio! Non avrei mai pensato che un giorno mi sarei avvicinata e avrei parlato con voi. All'inizio anch'io mi chiamavo Las Lopez. Eravate pazze, per tutti. I nostri figli sono stati rapiti dallo Stato. Dallo Stato, ma per farne che? Lo Stato rispondeva, erano spariti come si è sempre spariti, per moda, per debiti, per colpa. Io non mi posso fermare. È pesante continuare a vivere lottando, ma io non mi posso fermare. Voglio la vita dei miei tre figli, voglio che tutti sappiano chi li ha fatti sparire. All'inizio, sì, si raccontavano delle barzellette su di voi che vi mettevate il pannolino in testa. Ne ridevo, anche con Francesco. Ma quando se lo presero, smetteste di farmi ridere e cominciai ad avere paura di voi. Io non avevo il vostro coraggio. La mia storia era solo mia. Solo quella riuscivo a raccontare. Solo la mia. La mia storia non era uguale a tutte le altre. Non riuscivo a sopportarlo. Non potevo. Hanno fissato il prezzo del sangue. Ti pagano il silenzio. Ma noi i soldi non ne vogliamo. Noi vogliamo la verità. Ogni opposizione, ogni dissenso, per sempre e senza lasciare tracce.
E qui, in Argentina, sotto gli occhi complici dei governi del mondo, è stata sperimentata una nuova forma di repressione alla quale è impossibile opporsi. A queste domande noi non chiediamo risposte, perché le abbiamo già. La verità la prendiamo su altre cose, perché ora falsificate l'identità per falsificare la memoria. Voi che torturavate i nostri figli perché ricordassero, ora ci tormentate perché dimentichiamo. Ma noi non dimenticheremo. Noi non vogliamo le liste dei morti, vogliamo le liste degli assassini. Le nostre voci vi perseguiteranno per sempre. Essere assenti non è come scomparire, vuol dire stare fuori dai pensieri e tornarci quando il dolore è troppo forte. Scomparire vuol dire aspettare un ritorno, uno qualunque. Un'assenza non genera illusioni, ma solo rimorsi. Intesa di darti vita, mi avrebbero presa, come tutte, anch'io, legata in una cella. Dopo il parto, 5 ore con te, poi soppressa. E tu, figlia di altri, con un altro nome, un altro futuro. Lo ha detto anche il giudice. I figli dei terroristi sono figli di assassini e dunque stanno bene dove stanno. E tu hai preferito non nascere, hai preferito lasciarmi vivere. Sei stata tu a partorirmi e io non lo sapevo. La vita è uno specchio. Io guardo e vedo lui ancora lì. E vedo me che parlo e lotto. Lo devo a te, figlio mio. Per te, per me sarebbe stato maschio. Allora lo avremmo chiamato Guido, come mio padre. Oppure Luis, Antonio, Miguel. Essere assenti non è come scomparire. Un figlio maschio, una paura frattante. Un figlio, anche lui, scomparso, ma vivo, ormai grande da qualche parte.
immagino alto, forte, anche bello. A chi somiglierebbe? Al padre. Anche lui in fabbrica e allo stadio la domenica. Oppure irriconoscibile. In uniforme. Duro, severo, un militare. Anche lui oggi in piazza. A minacciare chi cerca. Rosario, Daniele, Osvaldo, Graziella, Alice, Rosa, Caetano, Marcello, Miguel, Carmelo, Antonio, Luis, Isabella, Clarina, Maria, Carlos, Jorge, strane telefonate nel cuore della notte. Poi ormai avevamo capito. Erano in troppi a sparire. Ve l'ho detto, mio fratello. Mi passò ogni mese qualcosa. Però bastava. Forse si sentiva in colpa, ma io non gli avevo mai chiesto niente. Poi è stato trasferito e allora mi sono dovuto arrangiare. All'inizio è arrivato qualcosa anche nell'Italia. No, gli hanno detto che quella è stata l'ultima telefonata. Evidentemente l'hanno saputo. Magari dalla fabbrica. Ma è durato un anno circa. Poi basta. Gliel'ho detto che mi sono arrangiata. Non mi chieda altro. Non sarei qui altrimenti. Sapessi quante cose ho dovuto rinunciare. Ma se ce li danno questi soldi vuol dire che ci spettano, no? Se ce li danno. Noi non abbiamo rubato niente a nessuno. I documenti sono a posto. Manca niente. È stato difficile, sa? Parlare di queste cose fa ancora paura. Prima ti dicono di sì e poi ci ripensano. Soldi mi piacerebbe far sapere al mondo la verità, perché io ora so il nome, so cosa fanno, so perché sono stati coperti e pagherei i 200.000 pesos perché lo dicessero, che ne so, su un giornale o in televisione, perché io lo possa urlare e mi riposi anch'io, perché tutto finisca. Ragione. Non mi riposerei. Mi fermerei soltanto. E una, che se anche non la picchiano più, è talmente a pezzi che se ne sta lì a buttare in un angolo con gli occhi chiusi e respirare piano. Figuriamoci. Tanta fatica per vedere scritto su un pezzo di carta quello che succede. Se il mondo è andato avanti è perché sa dimenticare, altrimenti tutto questo dolore, tutte queste... sarebbe finito chissà da quanto. No. Con questi soldi io compro il silenzio. Compro la forza di dimenticare.
Dove devo firmare? Sì, io ho letto. Le condizioni. La rinuncia. Che rinuncia? Cioè? Per sempre. Cosa dico? Se io prendo questi soldi, accetto per sempre all'impossibilità di intentare un'azione contro lo Stato per la scomparsa di mio marito. È così? Per sempre. Non potrò mai, mai sperare di veder punito nessuno. Mai. E magari li conoscerò di persona. Li vedrò mentre, senza poter, con una firma. 200.000 pesos, per... Posso dare un momento la prova a prendere una boccata d'aria? Non lo sapevi che sarebbe finita così. Non lo sapevi che sarebbe finita così. Non lo sapevi che sarebbe finita così. Cosa credevi? Cosa credevi? Che ci fosse giustizia in Argentina. Cosa credevi? Noi marciamo. Noi marciamo, ma marciamo intorno. Noi marciamo intorno, non dimenticarlo mai. Non dimenticarlo mai. Chi marcia intorno non va da nessuna parte. Rimane qui. Rimane qui. Ogni 23 anni, qui, in Plaza de Mayo. Siamo qui per lottare. Non per vincere. Non per vincere. Ci hanno rubato tutto. Ti torturavano perché ricordassi. Ci tormentano perché dimentichiamo. Non farlo, rifiuta, salva almeno la dignità. Ci hanno rubato tutto. Credevi nella giustizia, credevi nella democrazia, non vergognarti. Non vergognarti. Ogni passo che farai sarà quello giusto. Anche noi siamo divise, ci hanno ridotto in miseria. Ci hanno ridotto in miseria. Vorrei avere la forza di confessare. Dire di no. Sempre. Dire di no, sempre. Lottare. No, lottare. Almeno tu non l'hai visto sparire. Io ero là, quando l'hanno portata via. Li ho visti in faccia, mi sono fatta il segno della croce. Fu il mio modo per dirle addio. Il segno della croce. Anche tu hai scritto annunzio, vero? Anche tu hai scritto annunzio. Quello italiano, il cardinale. Anche tu. I religiosi, quelli veri, c'era. Ma sono con i nostri figli. Sono con i nostri figli ora. Ve li ricordate, padri pallottini? Ve li ricordate? Uccisi a raffiche di mitra, nella chiesa di San Patrizio. Ve li ricordate? E le suore ancora ridono gli assassini che le hanno lanciate dall'aereo. Le chiamavano lo squadrone delle monache volanti. Squadrone delle monache volanti. Vai noi, falli tutti. Monsignor Torco, vicario delle forze armate, che chiamava crociati i colpisti e diceva che impugnavano la spada contro il virus e la sovversione. Lo squadrone delle monache volanti. Ricordati. Non ci credo. Il vescovo della Chiave. Sette ore di tortura. Per lui erano, non costituivano peccato. Non ci credi? Non ci credi. Aveva aperto un ufficio per aiutare i parenti degli scomparsi. Aveva messo una persona di fiducia, di sua fiducia. Non ci credi. Con le confessioni dei parenti. Non ci credi. Furono sequestrati a centinaia. E così fu ucciso anche Monsignor Angelelli che si opponeva alla dittatura. I parenti. Diglielo ai tuoi parenti. Diglielo ai tuoi parenti. Diglielo chi era. Il nunzio apostolico ai tempi della dittatura. Diglielo. 3 mesi dopo il golpe, in un'omelia, giustificò il ricorso alla violenza citando San Tommaso. Sapeva tutto. Diglielo ai tuoi parenti. E i cappellani militari che assistevano i detenuti passavano informazioni all'esercito. Diglielo ai tuoi parenti. Impunità. Diglielo.
Questo è il paese dell'impunità. Lo sai cos'è adesso? È cardinale, responsabile mondiale del Vaticano per l'educazione dei giovani. Potrebbe diventare papa. Impunità. Non sbarrare gli occhi. Lo sai. Ci abbiamo messo anni a far pronunziare al Santo Padre la parola desaparecido. Anni ci abbiamo messo. E quando fummo ricevute ci disse che la Chiesa aveva fatto tutto il possibile. E diede a ognuno di noi una croce, un'altra croce. La Chiesa Cattolica è stata l'unica madre che non ha chiesto giustizia per i suoi figli. L'unica madre. La ringrazio per le lettere che mi ha inviato. È un momento molto difficile per la Chiesa, impegnata a difendere i suoi valori dagli attacchi che arrivano con sempre maggiore frequenza e durezza. Per questo comprendo il dolore per la scomparsa di suo marito e sono vicino con la mia preghiera quotidiana. E dentro la busta c'era anche un rosario. Si dice sempre che una casa diventa vuota quando qualcuno va via. Non è così. È troppo piena. È un mostro che ti stridola, ti soffoca. È una stanza grande. Dal dondolo al tavolo, dal tavolo alla finestra, fino alla tua bocca, sempre lì. Sempre lì. Ma non vedi, non mi vedi, non mi vedresti neanche se tu fossi qui, non mi vedresti più perché io sono desaparecida. Lo sto per dire. Nessuno sa il silenzio che c'è nella mia casa. Un silenzio assoluto, tremendo. Che nessuno potrà mai riempire. I tuoi oggetti sono finiti. Senza vita. Inutili. Come questi anni passati senza vita. Quanto tempo mi rimane?
Forse meno di quello che ho passato ad aspettare. Mi faccio spiegare. La cosa più tremenda è che io la mattina mi alzo, esco, piena di forza, piena di rabbia, vedo le altre, le madri, le nonne, con loro organizziamo, parliamo, facciamo tutto questo marciare in tondo, tutti i giovedì, di tante ride, inutilmente lunghe, e alla fine che cosa cambia? La sera quando torno, trovo la casa per aspettarmi. È viva, piena di occhi. C'è qualcosa, qualcuno, nei muri. Delle mani che cercano di afferrarmi, di portarmi via. E sono solo. Solo. Ho paura persino di respirare. Ho paura di cose assurde. Come faccio a spiegartelo? Qui sta la crudeltà. Sai quante volte ho pensato di mettere fine a questo suo. Non è possibile. Non ci riesco. Non riesco a staccarmi da questo. Da questa. E come posso chiamarla vita la mia? Posso chiamarla morta. Sono desaparecida. Non riesco. Per sopportare questa tortura ci vuole molta forza. Io sono costretta a cercarla nei modi più contorti. Sono persino arrivata a maledirti, pur di sentire un brivido. Per raggiungere, ti stai allontanando sempre di più. Ci sei così poco ormai. Ma perché non te ne vai per sempre? Te ne devi andare dalla mia vita. Io non voglio più pensarti. Non voglio più pensarti, te ne devi andare per sempre. Tu non ci sei più. Tu non soffri più, tu sei morto. Quanto tempo ci ho messo a dirlo? Se no, è come bello pensare che tu adesso da un'altra parte. Sì, amore mio. Sì, anch'io. Pazza. Come las locas. Quelle che le chiamavano così non sapevano quanto avevano ragione. Perché pazzi si diventa. Si impara la pazzia. Ed è un'agonia lunga, estenuante, come
come quando si sogna di cadere e si cade, e si cade, e si cade e non si arriva mai e non finisce. Adesso mi vogliono pagare per la tua morte o per la mia. Rimborso. Lo chiamano rimborso. Non mi diranno che sei morto. No. No, non lo scriveranno. Faranno giustizia con quelli che torturavano e quelli che benedicivano ancora per le strade. Ma io non ci credo alla giustizia. Non ci credo. Io credo solo alla mia casa vuota e al mio dolore. È soltanto un altro gioco di parole. Ma io non ho più voglia. Non ho più voglia. Ho altri 30.000 mariti. La porta. L'ultima. Quante donne prima di me e quante dopo. Ma in questo momento ognuna di noi è sola. Sono Elsa Martina D'Amico. Mio marito Francesco Dinelli è scomparso 22 anni fa, il 10 giugno 1978. Di tutte quelle carte che ho firmato, fate quello che volete. Non mi interessa. E visto che è scomparso e potrebbe tornare, se lo vedete, ditegli che lo amo.